Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Dragon Ball Xenoverse 2 Mod. Quest'oggi cominciamo a vedere i guerrieri dell'universo 6. Ebbene sì, come potete vedere qui abbiamo Magetta, il guerriero di metallo, potremmo chiamarlo, dell'universo 6. E poi andiamo a vedere in questo video Botamo, questa specie di Winnie the Pooh elastico, possiamo definirlo. Allora, andremo a vederli subito in allenamento. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio per sostenere la serie. Ed inoltre vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi di questa o delle altre serie che sto portando sul canale, ragazzi. Mi raccomando, Allora, eccoci qua con Magetta. O Maghetta, come volete chiamarlo. Vediamo di provarlo, di combattere un po' con lui. Questa è una presa. Una presa, scusate. Allora andiamo Super Fist, che è il super pugno. Ok, ha lo stile di Broly, ragazzi. Allora, lancia della ribellione. Boh, abbiamo la super guardia, che è più che altro una tecnica difensiva, ovviamente. È buona la carica massima. Come tecniche finali invece ha l'esplosione furiosa, però è modificata ed è bellissima. Guardate che roba, mamma mia, spettacolare. E bon, poi abbiamo la super onda esplosiva. Ok, benissimo. E questo era Maghetta o Magetta. Devo dire che è fatto veramente bene, però, comunque. Benissimo, allora adesso passeremo al secondo personaggio che farà parte di questo episodio, e cioè Botamo. Come vedete abbiamo già i prossimi due. Allora, con Botamo ci andiamo ad allenarci contro Goku. E combatteremo sempre, ci alleneremo, scusate, sempre nella stanza dello spirito del tempo. Allora, eccoci qua. Guardate Botamo come è fatto, benissimo. Allora, ah ok, questo è fatto invece sullo stile di Majin Buu, di Fat Buu. Allora, pioggia del male. Oh, bella. Poi abbiamo la Kamehameha Majin, il lampo del male di Super Buu. E bon, la carica massima. E boh, ma è carina sta mossa qua, la pioggia del male, devo dire. Allora, come tecnica finale, l'onda energetica alla massima potenza e la pioggia d'assalto di Super Buu. Non vedo come possa stargli bene questa tecnica, però va bene, dai, possiamo accettarla, dopotutto è sempre una mod. Allora, ok, adesso andremo a fare dei veri e propri combattimenti. Il primo con cui combatteremo sarà Maghetta. E combatteremo contro... no, contro Goku, contro Vegeta, però... in versione Super Saiyan 2, cioè Majin Vegeta, ragazzi. Ma sì, perché no, dai. E tu subito! Ok, eccoci qua, cominciamo subito e direi che cominciamo davvero bene. Ok, vediamo di... cerchiamo di mettere in difficoltà Vegeta, anche se devo dire che lo stiamo sopraffacendo. Sì, vabbè, l'hai fatto dalla parte opposta, però ok. Vai con la lancia della ribellione, colpito in pieno. Allora, bello, stiamo demolendo,
anche perché sembra più che al posto dei pugni abbia delle palle da demolizione. Però devo dire che stiamo reggendo bene ai colpi, Cioè, sì, ci ha fatto danni anche Majin Vegeta, però non quanti pensavo. E adesso concludiamo con l'esplosione furiosa, vai! Bellissima! Mamma mia, un attacco devastante! Benissimo, adesso tornati alla selezione del personaggio, selezioniamo il nostro carissimo Botamo e con lui andremo ovviamente ad affrontare il carissimo Goku. Selezioniamo ovviamente l'ultimo costume che abbiamo a disposizione in questo momento e combattiamo stavolta qua, perché ho notato che fa... Cioè, le due mod non vanno d'accordo, la mod di Botamo e quella del ring del potere non vanno molto d'accordo, infatti va un po' a scatti il ring. Cioè, diventa nero a momenti e quindi ho deciso di combattere qui sul pianeta Sufuro, che comunque è un pianeta alieno. È anche vero che avrei potuto togliere la mod del ring del potere e giocarmela sul ring del pianeta senza nome, però... Sì, vabbè, dai. Allora, da quello che possiamo vedere di Botamo, a parte un colpo dell'aura che fa dalla bocca delle sfere, tipo questo, solo che sono gialle e non è tipo un raggio, ma sono delle sferette, quelle che facciamo noi con le mani qua sul gioco, tipo... Comunque, dice, è tipo queste, quelle qua. Gli avrei messo più attacchi corpo a corpo che Kamehameha Majin o Pioggia del Male. Sì, non lo so, va bene, dai, però. Ok, anche Goku viene sopraffatto da Botamo. Benissimo, ragazzi, questo era il primo video sui guerrieri del sesto universo. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like, spolliciata appena un posto per questo episodio. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi di questo e delle altre serie che porterò sul canale, ragazzi. Mi raccomando. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao e grazie!